Recensire il nuovo LG G3 non è semplice. La prima volta che l'ho provato nel corso dell'evento di presentazione organizzato dall'azienda sono rimasto con molti dubbi. Mi sarebbe piaciuto fosse stato realizzato in alluminio, ma in realtà è stata utilizzata la plastica. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato leggermente più piccolo come suo predecessore, ma in realtà il colosso sudcoreano ha presentato un dispositivo dotato di un display da ben 5,5 pollici. Insomma, sin dai primi momenti, il nuovo top di gamma di LG non mi ha convinto. Dopo averlo acquistato, però, ho iniziato subito a ricredermi su diversi aspetti, a partire dal fattore del design che, seppur non paragonabile a quello del suo diretto competitor, l'HTC One M8, con le sue curve ben studiate e il nuovo materiale, lo rende di certo tra i telefoni più belli del 2014. Se il LG avesse utilizzato l'alluminio, però, il peso sarebbe diventato ancora maggiore rispetto a quello attuale e sarebbe stato praticamente impossibile ridurre la cornice attorno al display. Per risolvere il problema amletico, quelli di LG hanno avuto un'idea eccezionale che in effetti è riuscita ad arrivare al punto, la Metallic Skin. Si tratta di una particolare tecnica di lavorazione che rende il policarbonato molto simile al metallo, pur conservandone la semplice lavorazione e il peso ridotto. Insomma, è sempre plastica, ma sembra alluminio ed è molto resistente a graffi e impronte. Purtroppo però con queste lavorazioni il G3 è diventato estremamente scivoloso, forse anche troppo, soprattutto considerato che si tratta di uno smartphone grandissimo, che quindi potrebbe risultare ancora più scomodo da utilizzare con una sola mano. Ma non si può che lodare quelli di LG, perché a differenza degli smartphone presentati nel 2014 da tutti gli altri competitor, il G3 rivoluziona il design visto nella generazione precedente. Si tratta di una scelta importante e molto coraggiosa che fino ad oggi nessuna azienda ha deciso di intraprendere e che rende il G3 forse l'unica ventata di novità nel mercato statico e noioso degli smartphone nel 2014. L'LG G3 è uno dei primissimi smartphone al mondo ad utilizzare un display LCD QHD. Si tratta di una risoluzione vista in pochissimi smartphone distribuiti prevalentemente nel mercato cinese, che è ancora ben distante dal 4K ma molto più avanti del Full HD. Il risultato è un pannello di una qualità mai vista prima d'ora in uno smartphone, con una densità di pixel per pollice che arriva addirittura a 534 ppi. Purtroppo però risulta meno luminoso rispetto a quello utilizzato nel G2 e si tratta di un fattore importante che rende lo schermo del nuovo top di gamma di LG di certo tra i migliori mai utilizzati in un dispositivo mobile, ma che potrebbe risultare meno gradevole in condizioni di luce diretta o in ambienti molto luminosi. Dopo aver provato a lungo lo schermo del G3 sono giunto ad una conclusione. La risoluzione QHD e quindi l'altissima densità di pixel per pollice non portano alcun reale giovamento all'utente, soprattutto considerando che aumenta sensibilmente il consumo della batteria e la potenza di calcolo necessaria ad elaborare le immagini. Quello che invece rende realmente impareggiabile lo schermo del nuovo smartphone di LG è la cornice estremamente ridotta, un particolare sottovalutato dai più, ma che trasforma sensibilmente l'esperienza utente, soprattutto nel G3 dove il 76,4% della parte frontale è occupata dal display. Il processore è un quad-core Qualcomm Snapdragon 801 da 2,5 GHz affiancato da una GPU Adreno 330. Ciò che lascia seriamente perplessi nella strategia intrapresa da LG è la differenziazione per quanto riguarda la RAM, che nella versione con storage interno da 16 GB è di 2 GB, mentre nella versione con storage interno da 32 GB è di 3 GB. Una scelta opinabile che molto probabilmente è servita per riuscire a vendere la versione entry level del G3 ad un prezzo ufficiale molto più competitivo, ma che ha fatto storcere il naso da appassionati ed esperti che in uno smartphone animato dal più potente processore attualmente disponibile e caratterizzato dal miglior display mai visto in un dispositivo mobile, si aspettavano di certo una marcia in più anche per quanto riguarda la memoria RAM. Il G3 è il perfetto esempio di quanto siano inutili le caratteristiche hardware di altissimo livello se non vengono affiancate da un software ottimizzato e sviluppato al dovere. Un fattore importantissimo al quale purtroppo nel nuovo smartphone gli ingegneri di LG hanno dato evidentemente poca importanza e che ha reso il nuovo top di gamma dell'azienda sudcoreana potentissimo sulla carta ma deludente nell'utilizzo di tutti i giorni. A prescindere da test realizzati con AnTuTu o con gli altri tool per testare le prestazioni del dispositivo, acquistando un G3 al day one, utilizzando quindi la prima release del software realizzato da LG, ci si trova tra le mani un dispositivo con un hardware che dovrebbe essere in grado di spedire l'uomo sulla luna, ma che in realtà risulta lento e scattante in molte delle operazioni basilari. Ad esempio, quando si apre per la prima volta il menu delle applicazioni, la bellissima interfaccia grafica con la quale LG ha personalizzato Android 4.4 scatta, condizionando negativamente la user experience, ed è davvero un gran peccato.
Parliamoci chiaro, siamo nel 2014 e nel 2014 parlare di ricezione in una recensione di un top di gamma dovrebbe essere scontato, perché siamo ormai giunti ad un livello tale che in un dispositivo venduto a più di 500 euro e caratterizzato da hardware di altissimo livello, ci si aspetta, anzi si pretende, una ricezione all'altezza di tutto il resto. Purtroppo però con il G3 qualcosa è andato storto. Il nuovo LG è assolutamente il peggiore tra i top di gamma per quanto riguarda la ricezione. In zone in cui il One M8 e l'S5 non hanno riscontrato problemi di sorta, a parità di gestore il G3 evidenzia molte difficoltà in ricezione, perdendo le reti 3G e 4G e ritrovandosi in Edge o in GPRS, o addirittura disconnettendosi totalmente dalla rete. È una cosa inaccettabile che, oltre a rendere totalmente inutilizzabile lo smartphone, influisce sensibilmente sulla durata della batteria. Batteria che però deluderà tutti gli appassionati che nel G2 hanno gridato al miracolo, perché l'autonomia è sensibilmente inferiore rispetto alla generazione precedente e con un utilizzo nella media difficilmente riesce ad arrivare a fine giornata. Dal punto di vista grafico, l'interfaccia introdotta con il G3 è un enorme passo in avanti per LG. Gli ingegneri di Seoul hanno estremamente semplificato l'esperienza utente nel nuovo top di gamma, eliminando tutte le applicazioni definite inutili dagli stessi utenti e perfezionando lo stile dell'interfaccia, con la quale, nonostante siano state ovviamente personalizzate alcune funzionalità come il multitasking, forse per la prima volta si ha la sensazione di utilizzare un vero Android experience. Nonostante tutta questa semplicità, LG ha introdotto una serie di funzionalità che identificano la sua GUI e ottimizzano l'interfaccia utente. Una su tutti è la Smart Notice, una versione sudcoreana di Google Now che, proprio come servizio di Mountain View, comunicherà all'utente una serie di informazioni importanti relative all'utilizzo stesso dello smartphone. Presenti anche il knock-on e il dual window, ma la novità più comoda e interessante introdotta da LG, che è stata comunque introdotta in tutti gli smartphone della serie G e della serie L, è il knock-code, una nuova funzionalità di sblocco con la quale, per sbloccare gli smartphone dell'azienda sudcoreana, basterà eseguire una sequenza di tap sul display con un ordine ben preciso. L'LG G3 è il primo smartphone al mondo a utilizzare un rivoluzionario sistema di autofocus laser. Si tratta di una particolare tecnologia in grado di calcolare istantaneamente la distanza tra il dispositivo e il soggetto inquadrato, che rende molto più veloci gli scatti soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. A prescindere dalla reale utilità dell'autofocus laser, che più che un'innovazione utile ci è sembrata una semplice trovata di marketing, la qualità delle fotografie scattate con il G3 è di un livello sensibilmente più alto rispetto a tutti gli altri competitor. Gli scatti realizzati con il nuovo LG sono di una qualità eccezionale, anche in condizioni di scarsissima luminosità, dove il sensore da 13 megapixel utilizzato dall'azienda sudcoreana dà il meglio di sé e risulta molto più luminoso rispetto a quelli utilizzati negli altri top di gamma. Il risultato sono degli scatti ben bilanciati sia in saturazione che in temperatura, molto nitidi e pieni di dettagli, e davvero poco luminosi anche in ambienti bui. Ottimi anche i video che, proprio come succede nella maggior parte dei top di gamma presentati nel 2014, possono essere registrati anche in 4K. Ma a differenza di quanto accade ad esempio con l'S5, proprio grazie al display QHD la differenza in qualità inizia a diventare veramente molto evidente. Se la fotocamera posteriore del G3 è probabilmente una delle migliori che potrete trovare negli smartphone del 2014, quella dedicata ai selfie è tutta un'altra storia. La fotocamera anteriore utilizzata da LG è da 2,1 megapixel e, seppur molto sensibile anche in condizioni di scarsa luminosità, dispone di un grandangolo praticamente inesistente e realizza scatti dalla qualità medio-bassa che molto spesso risultano pastellati. Insomma, devo ribadirlo, ho molte difficoltà a giudicare questo G3. Le potenzialità dello smartphone di LG sono veramente tante, ma purtroppo l'azienda sudcoreana non è riuscita a valorizzarle. L'effetto visivo della Metallic Skin è bellissimo, ma è troppo scivolosa. Il display è sicuramente il migliore tra quelli attualmente disponibili nel mercato, ma il merito è più delle cornici ridottissime che della risoluzione QHD, e poi in ambienti molto luminosi non si vede benissimo. L'interfaccia grafica con la quale LG ha personalizzato Android 4.4 è tra le migliori mai viste in uno smartphone, ma purtroppo è ottimizzata davvero poco e in alcuni casi può risultare addirittura lenta e scattosa. Insomma, molte delle imperfezioni e dei rallentamenti del G3 dipendono dal software e siamo sicuri che gli sviluppatori di LG sono già al lavoro su una serie di aggiornamenti che con il tempo ottimizzeranno sempre di più il dispositivo. Per ora però il G3 è rimandato a settembre con la speranza che arrivino gli update in grado di valorizzare le caratteristiche tecniche dello smartphone, che sulla carta è uno dei migliori attualmente disponibili nel mercato. Solo sulla carta però.